Signori e signore, che accorrete numerosi, che adesso quelli delle docce, probabilmente con l'asciugamano ancora in vita, arriveranno qua a salutarci. Allora, di cosa parliamo questa sera? Di come usare, mi metto da questa parte, gli integratori per la corsa. Domanda prima di tutto, preliminare, anche a quelli a casa. Chi di voi fa uso di qualche tipo di integratore? Bene. Che tipo di integratore? Perché sai, integratore vuol dire tante cose. A proposito, terminologia precisa vorrebbe che gli integratori sono, ci sono integratori e supplementi. Avete mai sentito questa cosa in più? Ma è solo una questione di parole, l'ho imparato ieri io, questa non è una cosa talmente importante da influenzare cosa succede a uno. Però gli integratori sono delle sostanze che normalmente sono presenti nel cibo e si presume che tu nel cibo non ne abbia abbastanza ed ecco che le integri. Potrebbe essere che un amminoacido è un integratore, una serie di amminoacidi è un integratore, perché gli amminoacidi li assumi già nella dieta mangiando le proteine, giusto? Beh, se per qualche motivo si pensa che siano insufficienti, uno prende gli integratori. I supplementi sono delle cose che non necessariamente sono già nella dieta, vai a metterceli dentro tu. Potrebbero essere degli estratti di una pianta, potrebbero essere degli antiossidanti che non si trovano nella dieta di qualcuno, non so, ci sono piante antiossidanti. Tu non è che mangi piante antiossidanti, ci sono delle vitamine che sono antiossidanti che hai nella dieta, ma se hai bisogno, per esempio, di antiossidanti, vai a prendere dei supplementi, qualcosa che ti dia qualcosa che invece non c'era nella dieta di prima. Piccola definizione giusto per capire di cosa stiamo parlando. Che integratori / supplementi prendi? Allora, io non ne uso spesso, ne ho usato qualche volta durante la preparazione della maratona. Perfetto. Quindi durante la marca o... Ma dimmi che cos'erano, minerali, erano proteine? Dei gel dei gel di carboidrati, sì, presumo. Sì. Ok, quindi sono ok. Io mi sono un po' anche basato su perfetto vitamine e nel mio caso aminoacidi ramificati bene, due volte all'anno due volte all'anno per un mese, ok, d'accordo, giusto, corretto anche. Dimmi. Prettamente sali minerali, chiaro, dopo gli allenamenti magari quelli più lunghi e di tanto in tanto proteine, ma perché seguendo la zona ogni tanto non riesco a bilanciare correttamente, quindi integro con le proteine. Ok, quindi ripeto per quelli a casa che non hanno sentito, quindi potrebbe essere che uno prende proteine, prende amminoacidi, prende vitamine e così via. Questi sono modi di integrare la dieta. Perfetto, mitabine queste, vitamine della mita, bene. E quindi multivitaminici, diciamo. Multivitaminici. Perfetto, bene. E allora, oggi ho fatto un titolo, come usare gli integratori per la corsa, ho dato un titolo a questa conferenza che è ingannevole. Perché la parte sbagliata, sapete qual è? Voi da casa, qual è la parte sbagliata? La parte sbagliata è per la corsa. In realtà la corsa non è che richieda un'integrazione particolare o... Perché c'è sotto l'idea che quando uno va a correre si stia logorando, stia facendosi qualcosa per cui deve compensare i danni che si fa. I danni veri li fai non facendo un cavolo, mangiando schifezze e cose del genere. Cioè, mi sto spiegando? In realtà è perfettamente naturale correre, fare sport, farne anche parecchio. In teoria dovremmo essere tutti in grado di fare una maratona. E parlo io che non la sto facendo una maratona, non è che sto ponendomi come esempio, dovremmo essere tutti in grado di muoverci molto di più di quel che facciamo, no? Ma c'è un altro problema, che siamo abituati a ragionare in termini di sintomo e cura. Ho questo problema, cosa posso prendere? Vero che si ragiona così? Si ragiona così con i farmaci. Ho un certo sintomo, com'è che posso farmi passare il sintomo? Tra l'altro fanno passare i sintomi, no? Qualche volta curano, ma raramente. Però stiamo parlando di farmaci. I farmaci sono sostanze che non è previsto dal programma biologico che ci siano nel sangue. Vi è chiara sta roba?
Cioè, uno non è che è sano perché ha un adeguato livello di sostanza chimica, non volevo fare nomi, però il paracetamolo è la tachipirina, per intenderci. Ecco che ho fatto il nome commerciale, mannaggia. non è che uno è sano perché ha un giusto livello di paracetamolo nel sangue. Non funziona così. Non è che uno è sano e non si ammala perché ha il giusto livello di aspirina nel sangue. L'aspirina nella natura non esiste. Mai visto una pianta d'aspirina? Mai visto? Un germoglio di tachipirina, dov'è che lo prendi? Non è che lo trovi. Non funziona così. Quindi i farmaci servono, non sto parlando male dei farmaci, servono e sono situazioni di emergenza quelli che loro vanno a risolvere. Quindi sono metodi per risolvere delle emergenze. Il corpo è sano quando invece ha i suoi nutrienti a disposizione. Quindi ci sono una serie di domande che sono piuttosto ingannevoli. Ho fatto qua degli esempi, leggete. Qualcuno a volte viene a chiedermi, ma per rigenerare i muscoli cos'è che posso usare? Una buona risposta che si sente dire è dovresti usare degli aminoacidi, no? Ed è corretta, almeno in parte. Ma chi ti ha detto che lui ha problemi di muscoli perché gli mancano gli aminoacidi? E se gli mancasse qualcos'altro? Non lo sai, si va a casaccio. Quindi si dice per tutti i muscoli ci vogliono a tutti aminoacidi. Non è vero. È molto personalizzata questa cosa qua. Se uno ha problemi alle cartilagini, prende la glucosamina. Si dice, è normale, è anche abbastanza vero, non sto dicendo che non sia vero. Ma magari, se il tipo ha una carenza mostruosa di aminoacidi o vitamina C, te puoi buttargli dentro iniezioni da cavallo di glucosamina e quelle cartilagini non si ripareranno. Come fai a saperlo? Come fai a sapere qual è il suo vero problema? Non è così banale. Ma prendi la glucosamina, sì, una secchiata, una carriola di glucosamina e non metti a posto nulla. Mi sto spiegando? Lo studente che fa una grande fatica mentale, deve studiare, mantenere la concentrazione, quindi fa una fatica mentale notevole, ha bisogno di grandi quantità di vitamina B1. Verissimo. Infatti quando uno è carente di vitamina B1 succedono certe cose. Ma non è detto che questa sia la cosa più grave. Se sto studente qua è carente da morire di altre cose, hai voglia di dargli la B1 e risolvere il problema che non si sa concentrare. Magari metabolicamente è in fin di vita, hai voglia con la vitamina B1 far partire il metabolismo. Magari gli manca la vitamina E. Come fai a saperlo? Un'altra classica domanda, questo è il top. Ho mal di testa, cosa posso prendere per il mal di testa? Non so, la ghigliottina è un buon metodo. Il mal di testa, perché ho detto che è l'esempio top? Perché può dipendere da non meno di 20 o 30 cause. Dalla cervicale, e quindi hai voglia di prendere vitamine, a una carenza di questo, di quell'altro, quest'altro, può essere dovuta veramente a un mare di cose. E via così, per la stanchezza cos'è che si deve prendere? La stanchezza è dovuta al fatto che il tuo metabolismo non produce energia. Il metabolismo, sapete quante reazioni chimiche ha dentro, conosciute più o meno? Quante saranno le reazioni chimiche? Sono almeno 5.000 i prodotti, quindi le reazioni che avvengono sono almeno 5.000, si chiamano metaboliti. Ci sono almeno 5.000 metaboliti, sono sicuro che ne conosceremo anche degli altri perché verranno scoperti nuovi metaboliti. Cavoli, la stanchezza può essere un problema dovuto a uno qualsiasi di queste reazioni che non va bene. Qual è? Voglio trovarla così ipotizzandolo. Bene, ho la colite, cos'è che devo prendere? Può essere dovuta a migliaia di cause, letteralmente. Poi tutti sanno che col cuore, per evitare le malattie cardiovascolari, bisogna prendere gli omega 3. Abbastanza vero, ma se la causa è un'altra? Quindi, perché sto facendo questa roba qua? Perché prima di dare un'informazione che sia utile e corretta, bisogna togliere quelle che sono le informazioni sbagliate che abbiamo accumulato negli anni. Siete d'accordo con me? È come dire, se uno ha già questi capisaldi dentro di sé che sono cose sbagliate o non complete, fa fatica ad accettare un dato nuovo, perché in teoria lui sa già, ha già la stabilità, ha già sicurezza di un dato, solo che è un dato incompleto. Prima bisogna dire scuotere un po' questi dati non completi e poi entra qualcosa di nuovo, ok? Ecco perché sto andando a vedere quali sono gli errori di solito. Adesso vediamo qual è
il dato numero uno che si usa per l'integrazione. La cosa più bella del corpo è che il corpo si ripara da solo. Il corpo si ripara dal sole da solo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Lo fa già. Ci sono 10.000 danni da ossidazione per ognuna delle nostre 100 trilioni di cellule del corpo. Moltiplica per 10.000, questi sono i danni da ossidazione che avvengono dentro il nostro corpo in un giorno. È un numero con tanti zeri, un giorno li ho contati, erano veramente tanti. 100 trilioni moltiplicato per 10.000. Sono reazioni chimiche. Saremmo morti in un paio di settimane se non ci fossero dei meccanismi di riparazione continua delle cellule, del DNA. Mi sto spiegando, no? Quindi la cosa interessante è che il corpo è bravissimo a ripararsi. È stato costruito per crescere e ripararsi. Quando voi andate a correre, facciamo dei danni quando andiamo a correre, no? Stiamo causando dei danni alle articolazioni, stiamo causando dei danni al polpaccio, ai muscoli di qua, ai tendini di là. Viva Dio! Se vuoi vivere devi consumarlo il corpo, no? E lui si autocostruisce. Paradossalmente, più lo consumi, più è bravo a autocostruirsi. È molto più danneggiato uno che non fa niente, perché i suoi meccanismi di autoriparazione sono fiacchi. Potrebbe essere che quando noi andiamo a fare molto sport, ci facciamo male, indico la spalla a caso, mi sono fatto male ieri facendo ginnastica, perché hai messo più sforzo, hai distrutto di più di quello che il corpo poteva riparare da solo. Può succedere. Ma potrebbe anche essere che gli mancano i mattoncini necessari per ripararsi. Cioè, il corpo si ripara da solo se ha i nutrienti per farlo. Deve avere i nutrienti. Quindi, il corpo è sano se ha il giusto e corretto livello di nutrienti nel sangue a disposizione. Questa è una prima... è abbastanza facile capire sta roba qua. Questo però è una rivoluzione, è un'idea completamente nuova. Credo l'abbia detta Ippocrate nel 400 dopo prima di Cristo. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo. Avete già sentito questa frase qua, no? L'ha pensato, che cazzo vuol dire che la invertono? Però nel senso, l'abbiamo capito. Il cibo ci dà i mattoncini Lego per costruire quello che sono i danni, la crescita, il miglioramento del corpo. Funziona tutto bene. C'è solo un problema. Tutto il cibo è carente. Tutto il cibo che noi mangiamo è carente. Ci sono proteine, ci sono grassi, ci sono carboidrati dentro, questi non sono carenti. Anzi, erano carenti 100 anni fa quando la gente moriva di fame. Proprio il cibo là mancava come quantità. Adesso il cibo che c'è manca di micronutrienti. È dura da accettare sta roba qua. Diciamo, no, io mangio giusto, basta mangiare variato e ho un po' di tutto. No, non è vero. Abbiamo visto 11.000, ormai di più, 12.000 analisi di persone, analisi del metabolismo molto precise di persone, non ce n'era uno praticamente che non avesse delle carenze di micronutrienti, vitamine, sali minerali in particolar modo, e gli amminoacidi, perché ci sono nelle proteine, ma non tutti gli apparati digerenti sono capaci di digerirle e trasformarle, le proteine, in amminoacidi. Quindi, tutto il cibo è carente. Questo è un dato abbastanza estremo che vi sto dando. Perché, ve lo do estremo perché tanto sennò si litiga, lo so già. Tu dici, ma no, io mangio variato. Ma se tu mangi variate tante cose, che è comunque meglio mangiare variato, è vero, ma mangi variato scegliendo da tutti i cibi che sono coltivati, allevati in maniera tale da essere intensive, come coltivazioni, allevamenti, quello c'è poca ciccia dentro, c'è poco micronutriente. Una volta ho parlato con un agronomo, mio amico, a una cena mi ha spiegato una cosa semplice e non stavamo parlando di nutrizione. Un agronomo era esperto, questo personaggio, ad aiutare i viticoltori, quelli che fanno il vino, a produrre del vino buono. E lui ha detto una cosa semplice. La pianta è come una mamma.
quello che lei riesce a tirare su dal terreno è quello che lei riesce a tirare su dal terreno. E lo distribuisce equamente da brava mamma ai suoi figlioli, che sono gli acini d'uva. Quindi, se tu hai tanti acini d'uva in questa pianta, avranno tutti pochissimi nutrienti. Vuoi fare il vino buono? Devi farne poco. Devi fare in modo che abbia pochi figli, quelli saranno molto ben nutriti. E guarda caso, quando ci sono un sacco di minerali, vitamine e tutti questi micronutrienti, il vino è buono. Ha un sapore stupendo. Mi sto spiegando su questa cosa qua. Quindi, va bene per il vino, passi il vino. Il problema è quando hai a che fare con la verdura che mangi, i legumi che mangi, stessa roba. Sono coltivati in maniera più economicamente conveniente, sono in grandi quantità, sono disponibili a tutti e sono tutti vuoti, o relativamente vuoti. Si calcola che un terreno, attenzione, c'è anche il terreno da dire, il terreno buono, nella sua condizione ideale, dovrebbe contenere circa 93 minerali. Sapete quanti ne contengono? Mediamente, i terreni normali qui a Milano, a Vicenza dove abito io, sapete in media quanti ne contengono di minerali? Tre. Sì, sono talmente vuoti che non c'è praticamente niente come minerali, sono già andati via tutti, ci mettono quelli, quei tre ce li mettono sotto forma di fosfati e solfati che buttano dentro. Sapete perché mettono proprio quei tre lì? Perché non ne mettono, cazzo, mettono sei, no? Perché ne mettono solo quei tre lì? Sono quelle che danno un bel aspetto, no? No, però ci sei vicina. È una, non è che gli danno il bel aspetto, sono quei tre minerali indispensabili a dare il via alla replicazione cellulare. Se tu vuoi che le cellule che dei vegetali si separino e comincino a riprodursi e quindi a crescere, devi avere almeno tre minchia di minerali, scusate il francese. E gli danno solo quelli tre lì. Ti ricordo che sei in diretta. Sì, Mondovisione. E noi veneti dovete scusarci. Scurrilità è un modo, una filosofia di vita. Gli danno solo quei tre minerali che servono, perché sennò non cresce niente. Cioè, resta la piantina lì con tre minerali, con niente minerali, la piantina è lì che aspetta, nella grazia di Dio. Chi è che fa un casino qua dietro? Abbiamo un ospite, no, è lui che ci ospita. Grazie, grazie caro. Quindi, ecco perché gli buttano quei tre minerali lì, sono quelli che danno il via alla replicazione del DNA. Quindi là cresce la massa, ma non c'è niente dentro. Capito un po'? È una brutta. Le migliori coltivazioni biologiche, le coltivazioni biologiche sono migliori effettivamente, non solo perché di solito tendono ad avere degli accorgimenti per evitare l'inquinamento, che è una cosa, ma anche perché vengono trattati in maniera tale da avere più minerali. Ma le migliori coltivazioni biologiche del mondo non arrivano a 16 minerali su 93. Siamo messi male. Siamo messi male. Quindi, lo ribadisco, se poi parliamo degli animali, come vengono coltivati, e non sto parlando male della carne, non è vero, la carne è stata demonizzata e quindi non sto facendo neanche discorsi etici riguardo a mangiare carne o non mangiare carne, ma se pensiamo a come vengono allevate molto spesso le mucche, non è che la carne faccia male, è la carne schifosa che fa male. Se gli butti ormoni per farle crescere, gli fai fare 100 litri di latte, quando madre natura ne aveva previsti 8, beh, capirai che forse anche la mia macchina, se vado sempre a manetta e gli faccio fare 500 cavalli modificando la centralina, non è che mi dura come è scritto nel libretto, chiaro? Stessa roba. Quindi, il cibo è tutto carente. Secondo dato, io ve li spiattello così come sono, le carenze nutrizionali di cui tutti siamo affetti creano danni all'interno del metabolismo e dell'organismo nostro. Sono danni non immediati, non è che hai una carenza e muori il giorno dopo. Il corpo compensa, aggiusta, trova vie alternative per produrre energia. Non gli dai proteine e lui inventa dei metodi per tirarli fuori dai carboidrati. Ecco perché hai voglia di zucchero quando non mangi abbastanza proteine, no? Ci sono tutti una serie di meccanismi che lui usa con degli ormoni. Gli ormoni dello stress ti fa produrre energia anche dall'aria che respiri, quasi, è veramente molto efficiente, ma questo crea dei danni a lungo termine.
Quindi carenze uguale danni. I danni creano delle situazioni che sono degli indicatori. Questa roba ci serve. Quando hai dei danni nel metabolismo, questo crea degli indicatori, sensazioni, tipi di malattie di cui uno soffre, anche lievi. Non so, un indicatore potrebbe essere il gonfiore di pancia. Il gonfiore di pancia a cosa è dovuto? Può essere dovuto a 10.000 cose, lui da solo. Ma se lo unisci anche a un mal di testa più un gonfiore di pancia potrebbero insieme voler dire qualcosa di più. Se li unisci anche a, non so, a il fatto che ti viene spesso da eruttare, c'è qualcosa che ti fa pensare che forse c'è qualcosa nella flora batterica che è spaccato. Quindi sono tutti indicatori, sono stati studiati, sono stati analizzati e il risultato alla fine è stato sviluppato dall'Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale, EINUM, European Institute of Nutritional Medicine, e ha sviluppato il NUMEX. NUMEX significa Nutritional Medicine Exam. E da questi indicatori, ai quali si accede tramite un questionario, cioè ti fa delle domande e a cui rispondi sì no, sono 118 domande, riesci velocemente a capire quali sono le tue carenze. Velocemente, 118. Beh, rispondi sì e no, di velocemente, non ci vuole un minuto. Esistono delle alternative e ci vuole... però a parte gli scherzi, ci sono delle alternative, sono degli esami, delle analisi che vanno a vedere i vari metaboliti per capire quali sono le tue carenze oggettive. Beh, questi costano molti soldi. È ovvio, devi fare degli esami, una volta costavano $15.000 esami di questo genere qua. Con la tecnologia adesso sono scesi 800 e cose così, 800 euro. Cose. Questo è gratis. Questo è gratis, è un piccolo vantaggio. Abbiamo fatto delle prove di paragone dei risultati tra NUMEX e persone che hanno fatto anche le analisi complete del metabolismo e il matching è dell'80%, è buonissimo. Anche perché qui non è che tu dici, ma quell'altro 20% ha preso l'integratore sbagliato ed è morto. No. Magari ci mette un po' di più ad arrivare all'equilibrio. Capito il discorso? Perché la gente mi chiede, ma quegli altri 20 sbagliano. Non stai prendendo una droga o un farmaco mortale. È un integratore, quindi saranno un po' più lente ad andare verso l'equilibrio, ok? Quindi, basta, ho finito le slide, dove vado? Adesso, non tutti hanno fatto il test, qualcuno l'ha già fatto, però nessuno ce l'ha qua sotto mano. Ce l'hai sotto mano? Perfetto, dai. D'accordo, ma allora... Sei spacciato. Risultato. Come? Sì, è numex.it, lo trovi. Vero Ivan? Mi pare che sia numex.it. Bene. Il risultato... Come? Il risultato, purtroppo una stampa in bianco e nero non si vede molto bene, è... Ho preso quello di Simone Leo, il nostro beniamino e ospite di questa sera. Magari lo faccio vedere anche agli ospiti verso casa, oppure più tu Ivan... Tu magari possiamo mandargli un link di qualcuno, è possibile guardare un link, giusto un test di esempio. Com'è che funziona? Ci sono 7 categorie di carenze nutrizionali, quindi alla fine cos'è che ti disegna sto grafico qui? Ti disegna un istogramma fatto di 7 sbarre che possono essere, manca una, che sono indicatori, diciamo così, da 0 a 100 di efficienza del metabolismo su varie aree. Ce l'hai? Perfetto, bene, così puoi guardare il tuo adesso. Chi ce l'ha a casa può prendere il suo test da email, dal link che gli è stato mandato, manda automaticamente un link, è un PDF, quindi è abbastanza facile da rintracciare. E... questo test ti dice praticamente qual è la condizione molto probabile di ciascuna di queste aree che adesso descrivo velocemente, ma vado ad approfondirne 2 o 3 che interessano a noi sportivi, quelle 2 o 3 che noi andiamo a mettere a dura prova facendo degli sport impegnativi. No? Quindi
La cosa interessante da sapere del test Numex è che quando viene fuori che una certa categoria è bassa, possono essercene tante di basse e medie, ma si va sempre a prendere e a mettere a posto solo quella più bassa di tutte. Non è che si dice adesso prendiamo qualcosa per migliorare questo, 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 tutto questo. No, no, no. Prendiamo la più bassa, miglioriamo solo quella. Perché? Secondo voi? E perché non miglioriamo in contemporanea anche le altre? A parte che si potrebbe fare, non è che è proibito. Però è molto probabile che quando migliori questo aspetto, anche le altre gli vadano dietro. Perché il metabolismo è fatto da circa 5.000 reazioni chimiche e metabolitiche, si trasformano l'uno nell'altro, ma sono tutti messi uno in serie all'altro, sono collegati, non sono compartimenti stagni. Non è che c'hai 5.000 reazioni che avvengono per i cavoli loro, sono una messa di seguito all'altra, ce ne sono alcune a ciclo che producono energia, a volte distruggono energia e costruiscono tessuti, è un po' complicato insomma il metabolismo. Quindi si va sempre solo a mettere a posto la categoria più bassa. Quali sono le categorie? Cosa vuol dire categorie? Ce ne sono, per esempio, ce n'è una che ha a che fare con la stima del potere antiossidante del corpo. Avvengono ogni giorno, in ciascuna delle nostre cellule, 10.000 danni da ossidazione. 10.000 colpi di ossidazione che potrebbero danneggiare la nostra cellula, la danneggiano. Abbiamo un sacco di meccanismi di autoprotezione. La cellula è fatta per ripararsi continuamente da questi danni. Per farlo ha bisogno di nutrienti, ha bisogno di nutrienti, ha bisogno di sostanze. Questo ti dà una stima di qual è il potere antiossidante del tuo corpo, per esempio. È utile perché sai quanto bravo sei a riparare l'ossidazione che viene nel tuo corpo. Metabolismo degli zuccheri. Metabolismo degli zuccheri è una stima di quanto noi mangiamo troppi zuccheri semplici e trattiamo male la nostra glicemia. Sapete che continui picchi glicemici mangiando cibi sbagliati, troppo zuccherini, creano dei danni a lungo termine. A parte ingrassare, avete idea di cosa causano i picchi glicemici continui che diamo al corpo con... Potrebbero portare al diabete. Prima c'è la resistenza insulinica, che il tuo corpo butta fuori un sacco di insulina e questa va in giro, scombina tutti gli organi e le cellule a un certo punto non reagiscono più all'insulina. Sapete che l'Alzheimer viene chiamato il diabete di tipo 3? Sapevate? Cioè non è che mi ha fatto ingrassare. Sì, vero. Ma non è la cosa peggiore che ti sei fatto, continuando a sottoporti a continui picchi glicemici, danni agli organi, molta più probabilità di avere il cancro. Non sono opinioni mie e non sono neanche teorie del complotto e non sono neanche teorie, come dire, energetiche, cose del genere. Sono studi scientifici conclamati e perfezionati nell'arco di 30-40 anni, visti su decine o migliaia di pazienti. Non sto dicendo la mia opinione o l'opinione del guru del momento. Queste sono cose che la scienza ha scoperto e sta scoprendo ogni giorno. Quindi, quanto male tratti la tua glicemia, tra l'altro quelli che sono a casa sono stati invitati dal MyLab Experiment che stiamo facendo noi e siamo partiti praticamente, lo scopo del MyLab Experiment è quello di andare a trattare ciclicamente ciascuna di queste categorie qua. Ho cominciato con la glicemia. Loro lo sanno, mi sono installato sotto pelle un glucometro e mi sono messo a mangiare tutto quello che mi dicevano loro, quasi tutto, sarei morto se lo facevo del tutto. Però cappuccino e brioche, glicemia 160, contraccolpo che ti va giù a 80, dura mezz'ora l'energia, ciccia e niente energia. Tanto per dire, no? Oppure abbiamo visto quando mangi e vai a fare sport e la glicemia va giù. Lo sport pulisce tutto, è una cosa molto positiva fare sport. Anche a lungo termine, non è che per forza devi mangiare e poi far sport. Il fatto di essere uno sportivo, lo dico a voi per dare anche riconoscimento a questa cosa, il fatto di essere sportivo rende le cellule e l'organismo molto più capace di gestire gli zuccheri in generale. Se però uno sportivo sa come gestire la glicemia, sa come gestire e mangia il cibo giusto per lui e tutte queste cose, beh, la sua energia quando va a fare la performance sportiva
o il benessere che prova correndo è molto maggiore. Mi sto spiegando, cioè è anche utile questo, vero? Della serie ce l'ho fatta, ma mica, è stata veramente dura. No, no, ce l'ho fatta ed è stata relativamente facile. Impegnativa, dura, l'ho sudato parecchio, però sono arrivato che sto meglio di prima. Lo sport è logorante? No, è logorante se lo fai in situazioni di carenze nutrizionali. Tra parentesi, è logorante lo stesso. Vai solo ad accelerare un processo, mettiamola così. Lo sport è tutt'altro che logorante. Internos. Un giorno, se volete, faremo una lezione basata sull'invecchiamento. Parliamo dell'invecchiamento, quali sono le ultime scoperte, su cos'è il meccanismo di invecchiamento e quali sono le robe che lo rallentano il più possibile. Botulino. No, botulino. Ha detto il botulino. Cazzata, non c'entra niente. Quella è la pelle. No, se lui usa il botulino va bene, no, lo rispettiamo lo stesso. Bene, quindi potere antiossidante, metabolismo degli zuccheri, capacità di metabolizzare gli zuccheri, capacità antinfiammatoria, può interessare? Sì. Perché ci interessa? Perché quando noi andiamo a pesare, logorare un muscolo o un tendine, un osso, una cartilagine, e dobbiamo logorarli, sennò non crescono, non migliorano. Vi è chiaro, no? Cioè, stiamo scioccandoli in modo che crescano in efficienza, in potenza e tutte queste cose qua. Boh, però questo li infiamma. Tra parentesi, ci sono anche là sostanze che servono ad accendere l'infiammazione. Sapete che l'infiammazione è una roba che va accesa. L'infiammazione è un meccanismo di difesa del corpo. Se tu ti fai male a una zona, ti fai male a un dito, ti danno una martellata. Cosa succede a questo dito qui? Che si gonfia, si scalda, si arrossa, ti fa male e la sua funzionalità diminuisce. Perché succedono queste robe qua? Sfiga? No, è un meccanismo. È un meccanismo che fa sì che tutto il sangue vada lì ad aiutare questa zona colpita. Ecco perché è rosso. Si riempie di liquidi. Perché? Ecco perché è gonfio. Perché si riempie di liquidi, secondo voi? Perché deve riparare, porta i nutrienti. Porta tutta l'acqua che serve a ricostruire i tessuti danneggiati. Perché ti fa male e perché lo muovi peggio? Perché il corpo ti dice, fermo, sto riparando, non rompermi le scatole. Perché se cominci a correre quando hai un processo di riparazione in atto, il corpo deve dire, vabbè, questo deve correre, devo sospendere. Gli operai non possono andare nel cantiere se è abitato dalle persone, se stai usando l'edificio, gli operai non possono andare là a costruire, a riparare i muri e cose così, giusto? E il corpo, quando tu gli dai l'impulso di faticare, allenarti, gli operai sospendono l'opera di ricostruzione. Potrebbe essere che dopo un certo punto tutto crolla però, se non ripari mai, ok? Ci vogliono sostanze per accenderla, la riparazione, per istituire il cantiere. Sapete quali sono le sostanze che accendono l'infiammazione? Per esempio, tante, ma per esempio sono gli omega 6, sono famosi gli omega 3. Gli omega 6 sono quelli che servono ad accendere l'infiammazione, sono utili, bisogna averli. Il problema qual è? Che di solito siamo strapieni nella nostra alimentazione di omega 6, quindi siamo molto portati a infiammarci. E poi, quali sono le sostanze che servono a spegnere l'infiammazione? I famosi omega 3, per esempio. Non solo, c'è la vitamina C, ce ne sono un mare, ok? Quindi abbiamo, perché dovremmo avere un rapporto nella nostra alimentazione omega 3 e omega 6 1 a 1, tanto bravi ad accenderla quanto siamo bravi a spegnere l'infiammazione. Invece siamo 20 a 1, ci accendiamo, ogni tanto ci spegniamo a fatica, 20 a 1, carenza di omega 3, chiaro? Quindi questa qua è un'altra cosa interessante, a sto punto quando uno sai che ha una capacità antinfiammatoria così, devi sapere che devi aiutarlo con gli omega 3, con la vitamina C a seconda. Fin qua vi quadra tutto ragazzi? È abbastanza scioccante il dato che il corpo si ripara da solo quando gli dai i mattoni giusti, oppure che tutto il cibo è carente. Ma se hai dei disaccordi dimmelo. No.
Fai così con la testa ogni tanto, così so che mi ascolti. Scherzo, va. Ti prendi un... Noi vogliamo ripararlo velocemente. Veloce, perché dobbiamo andare a correre, oh strega. Ecco, attenzione, rispetta i cantieri, vero? Perché gli operai del cantiere sono amici, attenzione, non dargli troppa fretta. Poi, un'altra cosa piuttosto importante, flora batterica. Sapete a cosa serve la flora batterica? Cosa serve? Sapete che cos'è la flora batterica prima di tutto? È fatta da cosiddette razze probiotiche, che sono dei microorganismi che abitano il nostro intestino, e non solo, sono un po' dappertutto, ma ci occupiamo anche solo di quelli dell'intestino. Sapete quante razze di probiotici abbiamo nella pancina? Provate a dire un numero. 800. Circa 800. E secondo me non li hanno ancora scoperti tutti. Quando buttiamo dentro un buon probiotico, ne ha 3. Poveretto. Fanno bene, però ci vorrebbe più varietà. Perché dobbiamo popolarne 800 e dargli un po' di spazio, no? Boh, cosa me ne frega di popolare la mia flora batterica? Cos'è che serve la flora batterica? Beh, intanto ci serve a digerire. Molte cose noi non siamo capaci di digerirle, demandiamo alla flora batterica, cioè ad alcuni microorganismi, di digerire per noi certi cibi. Producono molte vitamine, la K viene dalla I e ce ne sono molte altre, che vengono prodotte dai microorganismi dentro l'intestino. Se noi prendessimo la vitamina K, non ci fossero le bestioline che fanno il loro lavoro, non succede niente, saremmo carenti di vitamina K alla morte. Ma c'è di peggio! Produce l'80% di quelle che sono le sostanze per il sistema immunitario. Cioè, l'80% del sistema immunitario viene gestito dall'intestino e dalla sua flora batterica. 80%! Dalle budella, com'è possibile? Producono quelli che sono le sostanze necessarie per... Una grande famiglia. Ormai possono dirci tutto quello. È partito? Sì, riprendi l'ultimo minuto di discorso. Eh sì, d'accordo. Allora, stavamo dicendo, cari telespettatori, che la flora batterica ha un sacco di funzioni, tra cui quella di produrre l'80% delle sostanze che sono i neurotrasmettitori, indispensabili al sistema nervoso per funzionare e fare quello che è atto a fare. Quando quella, la flora batterica, è incasinata, produce neurotossine. Questo l'abbiamo capito. C'è anche un'altra cosa, che dobbiamo dare la precedenza alla flora batterica, in qualche caso, in molti casi, perché se io poi ti do un integratore per metterla a posto, cerco di darti il cibo giusto che mette a posto qualche aspetto negativo del tuo test, se te hai la flora batterica compromessa, questo non ti fa digerire bene, non la assimili, no? È abbastanza logico, vero? Tu dici, ci sarebbe da mettere a posto la capacità antinfiammatoria, ti do quelle robe che servono, i cibi giusti, la flora batterica, tu butti i cibi giusti, la flora batterica non ti permette di assimilarli. Siamo da capo, siamo rovinati di nuovo. Flora batterica in un certo grado ha la precedenza, quindi ecco perché abbiamo... la flora batterica che fa un po', ha un po' la precedenza. Assimilazione degli aminoacidi, anche questa interessa a voi, sapete perché? Che facendo sport ne consumi un disastro. E quando poi consumi tanti aminoacidi, come? Fammi vedere. 64%. Ma non sei neanche tanto messo male allora, dai. Messo meglio di me. È comunque il tuo punto più basso. Questo. Giovane. È giovane, si vede, il suo indice generale è 72, non è male, però guarda caso è la categoria dove hai più bisogno di aiuto. Non c'è da stupirsi, perché gli sportivi consumano molto, anche chi ha impieghi manageriali, deve continuamente prendere decisioni, è sottoposto a stress, dorme poco, queste cose qua, fa un grosso dispendio di aminoacidi, li continua a bruciare perché deve continuamente ricostruire i neurotrasmettitori, i muscoli quando devi fare sport. C'è un continuo ricostruire di tessuti e riparazioni del metabolismo. Richiede un mare di aminoacidi. Domanda, ma gli aminoacidi sono i mattoncini che compongono le proteine, no? Se uno mangia proteine, dovrebbe avere tutti gli aminoacidi di cui ha bisogno. In teoria è così.
tac, li digerisce, li sta digerendo, tu mangi proteine, ma siccome sei scarsa di aminoacidi, non puoi produrre gli enzimi digestivi, che sono proteine anche loro. Quindi se non produci gli enzimi digestivi, cosa succede a quelle proteine lì? Vanno via, non le digerisci. E quindi sarai ancora più carente di aminoacidi. Ma se sei carente di aminoacidi, cosa succede alla produzione di enzimi digestivi? Pochi. È un gatto che si mangia la coda. Qualche volta basta dare un piccolo boost di enzimi digestivi vegetali, proteasi, amilasi, lattasi, tutte le cose, gli dai, come dire, hai presente quando avvii la manopola, vrum, parte il motore e poi si alimenta da solo, ma bisogna dargli un colpetto con degli enzimi. Un buon multivitaminico, un buon integratore dovrebbe contenere anche enzimi digestivi. È una sorpresa a volte sentire l'effetto che fa, perché finalmente fa partire il metabolismo ed è capace di digerire le cose. Magari tu già mangiavi giusto, corretto, però se hai l'apparato della flora batterica o digestivo compromesso, sei fregato. È un paradosso, no? E quindi quando uno ha scarsa assimilazione degli aminoacidi, ha bisogno di aminoacidi, ha bisogno di enzimi e così via. Abbastanza sensato, no? Corretta reazione dello stress, è la colonna più a destra del Numex. Anche questa è piuttosto importante. La corretta reazione allo stress. Vediamo di spiegarla correttamente. Lo stress è una cosa buona. Tutti noi viviamo situazioni di stress la mattina, cioè fatica, e il corpo con tutti i suoi ormoni, sapete che vanno a cicli gli ormoni, ti svegli che sei pronto per andare a caccia delle gazzelle e scappare dal leone. Vabbè, adesso è da un po' che non vado a caccia di gazzelle e non scappo da leoni, giusto? Sarà quanto? Boh, un paio di mesi che non lo facciamo, di andare a caccia di gazzelle, anche perché trovano una gazzella a Vicenza, è un casino, eh? Quindi, però, il sistema ormonale è ancora quello lì. La mattina ti svegli, sei pronto a generare energia, lavorare, fare, brigare. Poi verso sera gli ormoni dello stress si spengono, ci sono gli ormoni dedicati a riparare. Quindi verso sera sei più portato a digerire, più portato a riparare, più portato a riprodurti. Quindi, adesso non voglio fare discorsi strani per noi maschietti, però credo che ci siamo già scambiati. Ti rovina la giornata, farlo nel momento sbagliato, dai, cioè questa è la verità. Esatto, ci sono stati sguardi di intesa. Vabbè, mi fermo qui. Quindi, ormoni per l'attività, muoversi, far sport, decidere, lavorare, faticare, ormoni per riparare, digerire, assimilare, riprodursi e via così. E questo è un ciclo giornaliero, si chiama ciclo circadiano, che vuol dire che gira intorno al giorno, questa parola, circadiano. È abbastanza facile da capire. E il problema è qual è? Che ci vogliono sostanze per accendere gli ormoni dello stress, quello buono, e ci vogliono sostanze per accendere gli ormoni del riposo, riparazione. Qua ci sono un tot di ormoni, qua un tot di altri ormoni, giusto? Se tu non c'hai quegli ormoni là, se tu non c'hai le sostanze che servono a crearli, allora, avete mai provato ad andare in una salita così con un motorino scassato? Avevate il motorino con la frizione rovinata, senza potenza, e dovevate fare sta salita terribile, ed era difficile farla. Cosa che fai? Dagli delle gran sfrizionate, fai delle manovre improprie per far riuscire ad andare su sto motore inadeguato in salita. Vuol dire che tu, se non hai potenza nel tuo motore, il metabolismo, il corpo usa metodi impropri. E abbiamo tantissimi ormoni per le emergenze, gli ormoni dello stress. Quindi lui non produce energia con i normali cicli metabolici, lo produrrà con gli ormoni dello stress. Solo che questo diventa stress metabolico. Stai usando delle reazioni chimiche che non sono quelle normali. Sono speciali, sono di emergenza. Voglio dire, se tu stai digerendo e ti stai guardando il panorama e adesso entra un puma da quella porta, tu non è che gli dici scusa un attimo che finisco di digerire con calma, poi ce la vediamo. In quel momento esatto il corpo dà una scarica di adrenalina che ti dilata tanto così le pareti delle arterie, sei capace di correre meglio di Ben Johnson quando era dopato. Ok? Quindi perché? Si è innescato la reazione dello stress. Quant'è che puoi resistere in questo stato? Poco. Poco.
E se invece c'è un continuo stimolo ad essere in questo stato perché le normali vie metaboliche non ti danno nemmeno l'energia che serve per andare a lavorare? Sei talmente stanco quando ti svegli. Quello, c'è qualcosa che non va. Stai, a un certo punto reagisci, ma quel reagire vuol dire usare delle vie metaboliche non standard. Stress metabolico, danni. Poi, quando la sera ti dovresti riparare, non hai le sostanze neanche per ripararti e vai in esaurimento. Te ne accorgi perché sei stanco quando ti svegli la mattina, per esempio. Allora, fuori giri, distrutto. Fuori giri, distrutto invece che fatica, riposo. Questo è normale, fatica, riposo. No, fuori giri, distrutto. Di solito ci vogliono delle sostanze che sono dei supplementi che hanno la capacità di portare giù lo stress quando sei sovrastressato. Quindi fungono da calmanti quando sei fuori giri e fungono da tonico quando sei troppo giù di giri. Si chiamano sostanze adattogene, perché a seconda di dove sei tu, come stato, ti portano più verso l'equilibrio. Questa è una carrellata. Necessario per tutte queste cose qua è far sì che ci siano le sostanze necessarie per far funzionare l'organismo. Così il corpo sa come produrre la sua energia, non ha bisogno di fare queste grandi sfrizionate e funzionare male. La corsa è una cosa meravigliosa, ti abitua a generare un sacco di energia col corpo. Se c'è il momento in cui stai riparandoti, c'è il momento dello scarico, no? Il momento in cui diminuisci lo stress della corsa, è lì dove ti vengono fuori gli acciacchi di solito, perché il corpo smette di usare così tanti ormoni dello stress e ti presenta il conto dei danni che gli hai fatto. L'arte sta nel diminuire questi danni, dandogli le sostanze. Nel modo giusto, nel momento giusto, ok? Ho fatto una carrellata, quanto siamo andati lunghi, Ivan? Hai sforato di 10 minuti. Ma neanche tanto, allora. Quindi ho fatto la carrellata, sarebbe il momento pronto per le domande, adesso, se ne avete, da casa e anche qua, in studio, che figata. Qui in studio, passo la parola alla regia. Perplessità, domande, disaccordi, cose che sembrano strane. Qualcosa che non è stato chiaro, che non ho spiegato bene, prima di tutto? Occhio che mi metto io a farvi domande, se non mi fate voi. O pane e polenta, cioè, o mi fate domande o ve le faccio io, anzi ce le ho già pronte, o le preparate a casa. Bugiardone che sono. No, non è vero. In quel caso, dimmi Carlo. Quali elementi sono più correlati tra loro, ecco, per cui se tu agisci correttamente su uno hai dei miglioramenti poi sull'altro. Spesso un po' che... Oh, ho capito, quindi la domanda è che correlazione c'è tra un elemento, un integratore, una sostanza e un altro, come mai si aiutano a vicenda? Bene, te lo spiego con un grafichino e... Sì, sì. Allora, il percorso consiste nel prendere solo la categoria che ha il numero più basso. Perché? Perché là è più probabile che si concentrino le nostre personali carenze e i nostri personali stati danneggiati, pezzi di organismo, come dire, che hanno subito dei danni, che non sono all'equilibrio. Qui questo consiglia... il Numex è stato sviluppato dall'Istituto Europeo di Medicina Nutrizionale, quindi dà dei consigli su quali sono i cibi o le abitudini di vita, lo stile di vita che aiuta a migliorare questa roba qui, questa specifica categoria squilibrata, e dà degli indicazioni su quali sono le sostanze più utili per portare a regime questa cosa qua. A questo punto quindi mangi meglio, hai uno stile di vita più adeguato a questo problema e prendi degli integratori per 1 o 2 mesi. Quindi per 1 o 2 mesi vai a dare un leggero sovrappiù di quello che sarebbe necessario normalmente, perché devi compensare danni di vecchia data, probabilmente. Dopo 2 mesi potresti rifare il test e andare a vedere che magari questa è andata su e adesso c'è una roba che ti dice che devi mettere a posto quell'altra colonna e avanti così. È chiaro che sì,
se io ho continuamente un apporto di cibo privo di nutrienti, ma da qualche parte, appena io lo stresso un po' di più il corpo, e facendo sport lo stresso, nella maniera buona, ma è pur sempre fatica, ho bisogno comunque di un apporto di multivitaminici. Harvard, non so se conoscete la piramide alimentare di Harvard, l'avete sentita nominare, no? Oltre a dirti in quali proporzioni mangiare un cibo piuttosto che un altro, ti mette da una parte che devi prendere anche vitamina D3 e un multivitaminico. Perché fin tanto che il cibo è carente, tu devi compensarla da qualche parte, ste robe. E tu dici, vabbè, però non siamo nati per mangiare le pastiglie. È vero, ma non siamo neanche nati per mangiare questo schifo di cibo che c'è adesso. Schifo, nel senso, grandi quantità e pochissimi nutrienti. Volevo rispondere in maniera anche un po' più profonda alla tua domanda, però lo faccio fra un attimo perché parlo di com'è costituito il metabolismo. Intanto volevo sapere qual era la tua domanda. Io volevo andare proprio sul pratico. Sì. Col suo test, in pratica, il direttore doveva prendere. Chi? Lui. Ah, già. Buona. Poi un'altra cosa, gli integratori vanno presi mantenendo la dieta che uno ha utilizzato fino al giorno prima. Sì, no. Dieta, no, no, no. Cioè, non vanno... devi migliorare la dieta. Se la miglioro, però dopo, casomai, quello che io prendo come integratore, già la dieta si l'integratore, no? Sì, no, ma si aiuta, si cerca di dare un consiglio che sia di dieta che di integrazione, quindi... Siccome non trovo il mio testo, siamo il suo. Va bene, tanto si è messo a disposizione. Non ve lo leggo tutto perché c'è una pappardella qui piuttosto lunga fatta da Leinum, però ti spiega come mai una persona che fa attività sportive o manageriali o queste cose qua fa un grande consumo di aminoacidi. Avete presente quando avete avuto giornate stressanti e vi cominciate a dimenticare le cose? Magari dura solo una giornata o due, cominciate a dimenticarvi le cose. Oppure passate vicino a un tavolo e battete contro di lui e dice, ma come ha fatto a sbagliare? Se voi faceste in quel momento il test dell'equilibrio o dei riflessi, vedreste una drastica diminuzione dei vostri riflessi e della vostra capacità di reagire agli eventi. La mancanza di aminoacidi ti fa meno efficiente, è misurabile, non è ho l'impressione di non ricordarmi. No, cazzo, non mi ricordo cosa dovevo fare oggi. Ho beccato il tavolo tre volte passando in cucina. Mi spiego? Se mi metto in equilibrio con gli occhi chiusi sulla gamba più debole, resisto 5 secondi. 5 secondi? Dovresti resistere almeno un minuto? Questi sono test effettivi, non l'ho detto scorretta sta roba qua. Ecco, cosa che dovresti fare? Dovresti assumere le proteine. Quindi ti spiega da dove vengono, dalle proteine, quindi maggiore quantità di proteine, attenzione che devi essere capace di digerirle, e la somministrazione di aminoacidi non legati, liberi, cioè non le proteine che sono già catene montate, perché per smontare le proteine in aminoacidi ci vogliono un sacco di reazioni chimiche. Se hai la digestione compromessa, non c'hai gli enzimi per farlo, mi spiego. Quindi, ti aiuta molto la somministrazione di aminoacidi in forma libera. Per esempio, molte persone che sono sportive utilizzano gli aminoacidi ramificati, come mi hai raccontato tu. E di solito però devono fare dei periodi di sospensione, perché questi aminoacidi ramificati non andrebbero presi per lunghi periodi. C'è del vero e c'è dello sbagliato. Gli aminoacidi li dobbiamo prendere tutti i giorni, ma non parlo degli integratori, dagli alimenti, ce ne sono 21 che servono a far funzionare il nostro organismo. I ramificati sono quelli più coinvolti a costruire i muscoli, sono 6. Però questa roba qua crea dei casini, perché se tu hai solo quei 6 che arrivano, ci vogliono anche gli altri 15. Perché è vero che i 6 sono più coinvolti nella creazione di muscoli, ma guardate che gli aminoacidi costruiscono proteine che servono per far avvenire le reazioni chimiche del corpo. Gli enzimi sono proteine. Servono per disintossicarti le proteine, gli enzimi. Servono per digerire. Servono per assimilare i ramificati. Quindi è meglio prenderli tutti e 21. E non è che li prendi 21 ciascuno in proporzione uguale. Per esempio la glutammina, che molti di voi conosceranno, molti sportivi la prendono in fase di recupero. È importantissima quella, perché se tu estrai 100 grammi di aminoacidi dal sangue, tu non è che te li trovi tutti e 21 in uguali quantità.
La glutammina pesa 50 grammi. Se tu estrai 100 grammi di 21 aminoacidi, uno di loro, la glutammina, pesa per metà, è più importante. Tra l'altro è l'unico cibo che il cervello può usare come alimento, oltre al glucosio anche. Un paio di domande anche da casa. Bene, spero di aver risposto intanto alla tua domanda. Allora, Elio Riccardi vorrebbe sapere qualcosa in più sull'infiammazione. E invece Ilias Maite chiede se l'acqua alcalina può migliorare alcune carenze. Ok, una alla volta. Beh, Elio Riccardi però dovrebbe dirmi che cos'è che vuole sapere di più sull'infiammazione. Ho detto che ci sono, ripeto un po' quello che avevamo già detto, cioè ci sono sostanze che servono ad accenderla e ci vogliono queste sostanze, ma di solito siamo abbondanti nella nostra dieta di queste sostanze. Siamo piuttosto carenti delle sostanze che servono a spegnere l'infiammazione. Concentriamoci sul fatto di spegnerla, perché non ho mai trovato uno che fosse carente nell'accenderla. Invece ne ho trovati molti che sono carenti nella capacità di spegnerla. E le sostanze possono, per riassumere, sono gli omega 3, come ho già detto. Ci sono le sostanze come la vitamina D3, tra parentesi la vitamina D3 è come il prezzemolo, va dappertutto, cioè fa bene a tutte le reazioni metaboliche o quasi, davvero, cioè ci sono 3500 studi che dimostrano come sia fondamentale in un sacco di reazioni biochimiche. E poi la vitamina C, che è un forte antinfiammatorio, viene usato molto fortemente dal corpo per spegnere le infiammazioni. Ce ne sono molte altre adesso, queste qua sono comunque le più importanti. Quando uno non è carente di queste tre, siamo messi molto bene. Gli omega 3 hanno un difetto, bisognerebbe mangiarne veramente tanti. Bisognerebbe buttare pesce a manetta. Infatti chi mangia pesce, abbiamo notato dalle analisi, ha un leggero vantaggio sugli altri, statistico, pur avendo delle altre carenze, magari quello è a posto. L'altra qual era, scusami? L'altra domanda è se l'acqua alcalina può migliorare alcune carenze. Allora, l'acqua alcalina non migliora le carenze perché è acqua, fornisce una compensazione del pH. Perché? Allora, il nostro sangue è leggermente alcalino, ha un pH leggermente alcalino. Ed è importantissimo che il sangue sia alcalino. Se diventa anche solo leggermente acido, moriamo quasi all'istante, quindi è importantissimo che il sangue venga mantenuto dai sistemi di regolazione del corpo a 7,15-25, non mi ricordo qual è il pH del sangue. Quindi, qual è il problema? Che noi mangiamo un mare di cibi che sono molto acidificanti. Il più potente, secondo me, è lo zucchero, nel senso che mangiamo talmente tante sostanze strapiene di zucchero raffinato che ci fanno andare sulla glicemia, e anche questo crea depositi di acidità in giro per il corpo. Quindi il corpo cos'è? Si trova tutta questa acidità che arriva e da qualche parte deve metterla, purché stia distante dal sangue, se no ti ammazza se va nel sangue. Quindi tutta questa fatica di pulire dall'acidità il sangue costringe il corpo a metterla da qualche altra parte e molti tessuti vengono irrorati di sostanze acide accumulate. La sostanza acida dà via a una reazione genetica, epigenetica, fa reagire dei geni che pare aumentino le probabilità di beccarsi il cancro e di avere malattie degenerative, fa un sacco di danni, insomma, ecco. Quindi l'acqua alcalina fornisce molte capacità, fornisce la basicità, l'alcalinità che serve al corpo. Occhio che fornisce anche radicali liberi, perché l'acqua alcalina ottenuta con la ionizzazione fornisce radicali liberi. Questa è una cosa che devono tenere in conto. So che ci sono quasi delle ideologie legate all'acqua alcalina, è una buona cosa, molto utile, e ha i suoi difetti, e nei momenti in cui ti stai riparando, non ti serve essere tanto alcalino. Quando ti stai riparando da uno stress metabolico, lì non ti serve essere molto alcalino, perché in quel momento stai già smaltendo un sacco di acidità, perché bruci le proteine, stai ricostruendo i tessuti. Quindi non tutte le fasi che attraversa il corpo sono fasi che necessitano di grande alcalinità e di togliere l'acidità. Quindi non è un estremo. La dieta moderna è quasi tutta iperacida, quindi prendere roba alcalina fa solo che bene. Ah, già il succo di limone
un potente alcalinizzante, bicarbonato, succo di limone. Tra l'altro il succo di limone ha un'acidità che è peggio dei succhi gastrici. Lui è acido, se fai l'esame viene fuori pH 2, pH 2 vuol dire super acido. Infatti quella sensazione si dice è acido, è proprio acido, ma appena viene assimilato dal corpo diventa una sostanza alcalina. Cioè è lo stomaco che si libera dell'acidità e non fa nessun danno, anzi, quando arriva dentro è alcalinizzante, interessante. Quindi a volte butti dentro una roba acida ed è un forte alcalinizzante, come? Il corpo ha delle regole che non sono ovvie e banali. Altre domande da casa? Per ora no. Per ora no. E digli che le facciano, sono ben accette, mi piacciono queste cose qua, bravi. E volevo dirvi anche una cosa che mi ha dato il mio amico Giovanni là per spiegare, ed è che abbiamo detto prima che il metabolismo è fatto da moltissime reazioni che avvengono in cascata, e se guardassimo come è fatto il metabolismo vedremo che certe sostanze, magari la sostanza A, con una reazione chimica si trasforma nella sostanza B, e così via, questa si trasforma in altre cose e diventano altre sostanze e queste si trasformano così. Ognuno dei segmenti è una reazione e ognuna di queste palline è un metabolita. Quando sono in eccesso vengono espulsi e diventano metaboliti nelle urine, quindi gli esami della metabolomica, non so se li avete mai sentiti, è una cosa abbastanza moderna. O meglio, esiste dagli anni 70, ma sta venendo usata a livello clinico solo di recente. La metabolomica va a misurare nelle urine, soprattutto un po' anche nel sangue, le quantità di metaboliti. Allora, di solito, la reazione da A a B deve avvenire quasi del tutto. Quindi A sparisce quasi del tutto e B compare nella scena e va a nutrire altre vie metaboliche per produrre energia, tessuti e tutte queste robe qua. Qui, per avvenire ci vogliono dei cofattori. Sapete cosa vuol dire cofattore? Cofattori sono fattori che aiutano la reazione ad avvenire. Perché? Perché aiutano a produrre l'enzima che fa avvenire la reazione da A a B. Sorpresa, la reazione da A a B avviene lo stesso, anche senza enzimi. L'enzima è solo una roba che la accelera. Tu dici, vabbè, allora gli enzimi non è che sono tanto indispensabili, solo che a volte senza enzimi da A a B ci vogliono 75 anni perché avvenga la reazione chimica, una reazione chimica, e con l'enzima ci mettono 25 millesimi di secondo. Mi sa che ci vogliono gli enzimi, cosa dite? Se ci metto 75 anni a digerire il pranzo di oggi o la pizza di poco fa, sarà fatica che domani andiamo a farci una 10 km, che dici, vero? Quindi in realtà c'è un gran bisogno di cofattori. Cosa sono i cofattori secondo voi? Quali saranno? Cofattore quale potrebbe essere? Anche vitamine forse. Vitamine? Poi cosa? Minerali? Enzimi? No, gli enzimi vengono prodotti da vitamine, sali e minerali. Il fatto che sia acido o basico potrebbe essere necessario. Queste sono, tanta acqua, un mare di acqua. Ecco perché quando sei disidratato il corpo non ha l'acquario per allevare i pesci che sono gli enzimi e far avvenire le reazioni chimiche, insomma, no? Quindi i cofattori sono vitamine e sali minerali. Cosa succede se io sono carente? Mettiamo che qui ci voglia la B1, faccio un esempio, no? Qui ci vuole tanta vitamina B1 perché venga costruito l'enzima che fa avvenire la reazione da AB. Adesso sono carente di B1. Cosa avviene ad A e a B? Potrebbe non trasformarsi completamente. Potrebbe non trasformarsi completamente. Quindi, prima roba cosa succede? B diventa poco. B invece di essere tanto è poco. Cosa serviva B? Produrre energia? Farti correre? Ricostruire un tessuto? Digerire? È poco, male, questo porta sfiga, che B sia poco. La seconda cosa è che A ti avanza e probabilmente te lo trovi scartato nelle urine. Quindi quando nelle urine trovi questo, tu vai a vedere l'elenco di
di database di metaboliti di questi 5.000 e dici, dov'è che serviva la A? Serviva da A a B. Ah, e cos'è che serviva per far venire la reazione? Vitamina B1. Il tizio è carente di B1. Via. Cosa fai? Lo riempi di B1 per un paio di mesi. E quella via metabolica si accende. Tra parentesi, dimmi. Faccio io la domanda. Vai. Dal pubblico, da uomo della strada. Vai, uomo della strada. Io corro, ancora poco, ma voglio arrivare alla fine della corsa, che non sono così distrutto e così stanco. Cosa devo fare alla fine? Alla fine di tutte le Bravo, alla fine di tutte queste chiacchiere incredibili. Allora, torniamo al numero uno. Il corpo va bene così com'è. Il corpo si ripara da solo, sa produrre la sua energia. Torniamo alla slide numero... numero 2, 1, cos'era? Torniamo alla slide che dice che il corpo sa ripararsi da solo a patto che abbia i nutrienti. Dovete portarlo all'equilibrio. Dovete fare in modo che lui, il metabolismo, funzioni bene. Perché così sei al massimo della forma consentita dalla tua genetica, dalla tua età, dalla tua genetica. Se hai 100 anni non ti dico che farai una ultramaratona insieme a Leo, la farai in macchina magari. E già guidare a 100 anni non è male. C'è di mezzo la genetica, uno potrebbe essere più portato o meno portato, però come mi insegna Simone Leo, la genetica ha a che fare sì e no con i risultati di una maratona, di una corsa o di livello sportivo. Voglio dire, la forza di volontà di una persona è tanto influente. Ce ne vuole proprio che la genetica sia distrutta per non riuscire a fare neanche una maratona. Giusto, Simone? D'accordo. Chiaro, no? Cos'è che dobbiamo fare? Cercare di capire dov'è sbilanciato l'organismo, bilanciarlo il più possibile. Attenzione, non lo si fa solo con gli integratori. Se tu mangi schifezze tutto il giorno, bevi alcol tutto il giorno, non dormi mai, non ti curi minimamente della salute o di quelle cose là, beh vabbè, allora non è che basta l'integratore. Qual è quell'integratore che mangiando da schifo, senza farmi allenamento, divento un maratoneta? Bugia, non esiste, no? Stile di vita, dieta, la giusta, giusta dieta, giusti cibi che devi mangiare e la giusta integrazione. L'integrazione è una cosa artificiale, moderna, sarebbe inutile se avessimo il cibo buono. Il tipo deve avere lo stile di vita corretto, che include il sonno, il mangiare, l'allenarsi bene, tenere in movimento il corpo e mangiare bene. Purtroppo col cibo moderno bisogna anche integrare, questa è la cosa. Se questo non era necessario noi andavamo a fare qualcos'altro, ce ne sono di robe da inventare al mondo. Purtroppo è una necessità. Lo si dimostra quando vedi le persone che vengono guarite da dei dottori, chirurghi, che usano gli integratori per guarire le persone dalle malattie, dando al corpo quello che gli mancava. E quindi questa non è più una roba da naturopati o da, come si può dire, da medicina alternativa. Questa è la medicina. Così come è medicina il fatto di darti un farmaco che ti salva la vita in momenti di emergenza. Io ho un grande debito di gratitudine nei confronti della medicina classica, perché sono stato salvato, la mia vita è stata salvata non meno di 5 volte da chirurgia e cose del genere. Quindi, fantastico. Ma, voglio dire, prendi un antibiotico quando tuo figlio ha 42 di febbre. No. Viva l'antibiotico e grazie a chi se l'ha inventato e se guardi come funziona lo dici, è un'opera di ingegneria biomedica. Però attenzione che quando tu prendi pastiglie, medicine per un anno, due anni, stiamo andando nella malattia cronica e lì bisogna andare a vedere lo stile di vita cos'è, più che prendere la malattia, più che prendere la medicina che risolve un'emergenza, ok? Bene? Sono stato abbastanza oscuro, mi sono spiegato da solo me stesso, mi sono capito, dicevo a volte. Bene, io avrei anche finito, se ci sono altre domande comunque sono qua a disposizione. Grazie. Bene, ringrazio, ringrazio quelli di casa, ciao ragazzi, ci vediamo per i prossimi giorni del MyLab Experiment. Mi si è rotto il glucometro e devo sostituirlo, portate pazienza. Dopodomani mangio i cornflakes così finalmente vi dimostrerò quello che già sapete, cioè che fanno schifo e fanno andare sulla glicemia da morire. Scusate, l'ho detta, non dovevo dirla, lo sapete già, dai. Mi dicono, ma se mangi questo, sono tutte schifezze, no? Alla fine se mangi schifezze la glicemia andrà alta e ti farai del male, punto.
vi prendo un po' in giro, scusate dai, sono vostro amico nonostante questo. Ciao ciao!